Ciao Strobox, hai intenzione di fare consulenze per montaggi video? Scusami. E No, perché non ottimizzazione. monta i video lui. Per montaggi video, No. ottimizzazione Vabbè, dei gli mando i keyframe. soldi, poraccia, perché l'hai spesi Ne ho un male. urgente bisogno e credo che nel settore tu sia uno dei migliori. Apprezzo i montaggi del React, sei un professionista. Aiuta Ma Marco l'ho fatto io il a migliorarsi. React, ragazzi. Ragazzi, quando. Ragazzi, l'ho fatto io il React. Vabbè, adesso Marco ha solo bisogno di attenzione. Sì, no, no, non è che ne ho Diamo bisogno. attenzione a Marco, Non dai. sono mie, ho montato io il mio Una, React. comunque, stavo dicendo, praticamente quando. Per quanto riguarda la tua donazione, borraccia, Ma faccio di che? Di consulenze. cosa? Eh? Di cosa fai consulenze? Bro, monta la sedia, vai tranquillo. Ok. Faccio consulente. Scusa bro, stavo inciampando. Tranquillo. Faccio sì, assolutamente consulenze per montaggi video e ottimizzazione di keyframes. No, bro, non hai mai montato un video. Cosa succede qua? Praticamente nel mio corso di montaggio e di ottimizzazione dei Quando l'hai keyframes. fatto? Cosa? Quando l'hai fatto il corso? Lo faccio, sono ancora adesso. Adesso è ancora. Come si chiama il corso, bro? Finisce, è Come si stagionale. chiama il corso? Eh? Come si chiama il corso? Keyframe. Can it happen? Puoi dimmelo lettera per lettera? Sì, certo, keyframe. Keyframe. Sarebbe, però la S è muta. Keyframes. Ok. Virgola. Can it C'è una happen? virgola nel titolo del Sì. corso? Aspetta, su. Era molto Ah, strano. secondo me c'è finita, bro. Vai, Keyframes, can it virgola. happen? Can it happen? Però c'è il. Guardami. La nostra mascotte. Ok, è un keyframe, quello lì blu. Con le mani che arrivano così e fanno. Can it happen? Ok, non dico il titolo solamente. Keyframe, can it happen? Keyframe, virgola, can it happen? Ok. E c'è un keyframe che fa così. Chissà Vabbè, non nel che testo. può succedere? Can it happen? Ok, non esiste. È finita. Bro, che hai? Bro, Marco! È uno Marco scherzo. monta la sedia, Strumox monta i React! Alfonso Quaron. Alfonso Corona ha donato 2 euro. Vorrei averti nel mio team, Strumox. La tua esperienza decennale nel montaggio sarà preziosissima. Tra montatori ed esperti di keyframe ci capiamos. Faccina sorridente. Beh, keyframe, can it happen? The truth, quindi la verità, ha donato 1 euro. Marco, non sai montare una cazzo di sedia, figurati se tu che monti il React. Puntore ha donato 2 euro. Ciao Sdrmox, potresti spiegarmi come hai fatto la transazione al keyframe 27 del terzo Marriott? Me No, no lo chiedono ragazzi. spesso. Ragazzi, abbiamo fatto chiaro che praticamente li ho montati io in React. Untore, Tutte le donazioni che fate, che parlano di questa cosa, sono finte. Perché li ho montati io in React. Quindi che Ponto. schifo di Se montatore. devo contare tutti i Se fai video che tanto io, vuol dire che non ti monto. impegni con nessun video praticamente. Cioè, raga, se lavori, se ci lavori e ci mangi la Dai, ecco pagnotta. qui. Cosa? Bro, che vuoi da me? Che mi spolveri! Oddio, bro, il liquido spinale se ne sta uscendo. Ah, Non riesco più a muovere gli arti. Io bene. Questa è una domanda seria. sono Sposto. sempre disponibile. Io parlo sempre seriamente. Sta zitto, pezzo di merda. Ciao, borraccia Pezzo sdrumatore. di tutti pure. Eccolo. Ciao, Strumox, ti seguo da quando montavi i primi video di Pazzi Ragazzi e ti reputo un vero artista. Puoi dire a Marco che l'unico video. Aspetta un attimo che non ho letto bene. Puoi dire a Marco che l'unico video che ha montato, cioè quello di Assassin's Creed, ha dei difetti abominevoli? Grazie, aspetto i tuoi crisi, i corsi di montaggio video. Can it happen? Bro, puoi aprire Premiere? Puoi aprire Premiere? Bro, faccio lezioni gratis di Premiere a te e a No, 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 loro? no, no, è una dimostrazione. Dai, Puoi bro. farmi, bro, bro, bro. Ma vivi sulla luna te, eh? Vivi sulla luna. Bro, vivi sulla luna te. Dai, apri Premiere. Apro io? Allora, Tu bro. dici a Yuri Keiki, dai, vai su quegli anelli là, adesso. No, Sì, è più facile degli anelli, non ci serve riscaldamento, solamente un mouse. Allora, ok, bro. Ok, stanno guardando? sì, allora, Lettura 4th fammi un livello di testo. Strumox, hai montato tu quella serie molto esosa basata su quel gioco fatto di cubi?
Un bacione alla Sabri e Cole. Allora, io ho fatto più la sì parte. E no, sì e no, sbrighiamoci. No, ho fatto più la parte creativa là. Okay, ho fatto no. solo qualche no, la risposta puntata. È no. Qualche fammi un livello di testo con scritto keyframe che vada a ingresso graduale verso destra. Ok, vai. Allora, intanto prendiamo un video. No. Il livello di testo non serve il video. Bro, io monto. Questo è il primo errore. Bro, ma io monto quei video. Ma vedi che sei proprio un pacchiano. Il livello di testo. Sei un pacchiano, bro. Non serve il video, non è quello. Sei pacchiano. Tu chiedi a un montatore video di non montare un video? Vado a farmi un caffè. Allora è vero che Mark è un manipolatore. Con lo scopo di non pagare i corsi di Strumox fa finta di non crederli. Così da avere una lezione gratis. Che sfigato. Fate non, schifo, non, bastardi e figli di puttana. Io non ho detto niente, Non ho detto assolutamente niente. Comunque i miei corsi si pagano. Non profumatamente, cerco un buon equilibrio qualità-prezzo, ma sì, un po' si pagano. Montaggio. Non sai cosa sono le energie di montaggio? No, penso esistono proprio. Bro, la mia terza lezione. I keyframe, can it happen? Stupido. Cioè, hai paura, figlio di puttana? Hai paura che mi alzi e ti distrugga? Potresti dire a Marco che solo perché ha montato la sedia su cui tu sei seduto per montare i video non significa che li abbia montati lui? Paladino Astolfo. Marco è un po' così, ha concetti osmotici nella sua testa, dove io tocco e lui tocca e quindi siamo uguali, ma non è così. Hai visto che hai montato qualche video, non tutti, cioè 3-4 video li hai montati. Sai benissimo che in base al contesto lavorativo, o quello che stai facendo, c'è un montaggio diverso. Non hai stile, tu ti adatti, se uno si adatta. Dipende, per ogni... no, scusatemi ragazzi, okay, scusami. Quante porte bisogna aprire per realizzare il miglior montaggio di Lambrate? Adesso ne parliamo. Io sto solo dicendo, Marco, che io adotto uno stile, sempre personale, ma adattandomi comunque a quello che mi richiede il lavoro. Silvia 997 ha donato 2 euro. Marco, è da un'ora che stai provando a montare quella sedia. Falla montare a Daniele, almeno lui sa montare. No, perché se la rompe è finita, fra di noi per sempre. Quanti keyframe costa il tuo corso? No ragazzi, non accetto pagamenti in keyframe, ma solo per questo, solo per questa cosa qua. Non mi fate troppi... Allora. Tu non sai quanto rischi ogni giorno. Non lo sai. Cioè quanto rischi, scusa? La vita di un montatore è molto rischiosa. Non ne ho mai montato mezzo video. Vabbè, quindi hai montato questa sedia? No, bro. Si scherza, ragazzi, è tutto uno scherzo, sì. Ciao Strumox, come ti comporti quando durante i tuoi corsi hai a che fare con studenti che hanno evidenti difficoltà di apprendimento come Marco? PS, minchia, non riesco mai a leggerlo tutto. Come faccio ad ottenere un chroma key perfetto? Grazie, maestro. Allora, non so cos'è. Sempre... Vai, dillo. Sempre le stesse cose. Devi pensare a quello che ti è successo oggi, a tutte le inclinazioni sensibili che hai incontrato durante la tua giornata. Poi? Se queste hanno affetto in maniera negativa i tuoi sentimenti, è ovvio che non avrai un chroma key perfetto. Poi? Cincian Frank, un obeso da 4 mesi. Bentornato! Poi, è importante. Scusami, bro. Dati nel video, ma chi? Finisce di parlare del chroma key perfetto e poi passa a te. Vai, bro. Quindi, non lo so. Quindi, praticamente, in tecnico, che devi fare? Ti siedi, che fai? Bro, Strumox, sono bro, bloccato. Non rispondere prima a quella cosa. Non hai risposto, bro. Sono bloccato al pavone del mattino. Può stare zitto sto ciccione di merda, porco Deo. KG Prime banna per 40.000 secondi quel tizio. Fallo. Bro, quindi? Non vuoi rispondere. Daniel San, sto salutando i sub. Ma non vuoi rispondere. L'ho già risposto, bro. No, non hai detto niente. Come si fa? Te l'ho appena detto, bro. Non sai niente. Sei proprio stupido a volte. Ma facciamo così, bro. Terzio 99, ho donato 2 euro. Bro, ho un'idea. 2 euro. Daniele, onestamente, quanto valuteresti le tue abilità da video editor professionale da 1 a 10? E perché proprio 11? So io come rispondere a questa cosa qua. E perché proprio 11? So io come rispondere. Nice meme! Allora, ragazzi, KG Prime, puoi cambiare il titolo della live? In Marco versus Strumox Premiere. Così montiamo un video. Ho iniziato con Movie Maker. Bro, che schifo. Da qualche parte. Come iniziare con Metin 2, sono d'accordo, è una merda. Puoi aprire Premiere, bro. Cosa? Fammi vedere Premiere su cosa sei. Bro, siamo in live. Ma minchia, sono tutti quanti interessati. Non è questo. Almeno 100 euro di donazioni per il montaggio. Bro, apriamo Premiere.
Ho capito, bro. Ma io ho un corso. Quindi non puoi aprirlo. Ma secondo te io voglio togliere acqua al mio mulino? E vediamo che montaggio più si addice alla tua persona. Sei solare? Non vuol dire un cazzo. Montaggio ad esse. Non vuol dire niente. Sei introverso? Montaggio ad urovesciata. Esempio. Che è successo? Che cosa? Ragazzi, non vi faccio vedere quello che il segno che mi ha lasciato. Non ve lo faccio vedere, ha un 47 di piede. È un Bigfoot, non è una persona. Che dolore. Si è fatto niente. Parlami del montaggio a duro vesciato. Non esiste. Te lo faccio vedere. Daniele, prima hai parlato del keyframe come... Ti ho scritto su Instagram per gli scontri tra keyframe. E ne parlo in un capitolo del mio libro. Del tuo? Del mio libro. Libro. Non lo sapevi? C'è un libro di Daniele. Non te lo faccio vedere ancora, però. È un romanzo. È un romanzo descrittivo. Adobe Premiere ha donato 2 euro. Strumox, solo tu puoi mettere le tue sapienti mani su di me. Non farmi usare da quel ciccione inadempiente. Purtroppo è scaricabile. Non ci posso fare niente. Ma appena tu metti le tue mani su Premiere e sui keyframe, cosa diventa? Sui keyframes. Sui keyframes. Appena metti le tue mani sui keyframes, cosa succede? Tu spicchi il volo e apri queste grosse ali. E tutti là ti guardano dal basso e dicono: wow, quando era qua giù non era niente, ma quando è lassù, guarda che ali incredibili. 100.000. Bro, vendo un mestiere che vale almeno 10k al mese. Te li rifai in 10 mesi. 100.000 euro. 100.000 in euro, sì. Chi sei iscritto? Cosa? Chi c'è nel corso? Full. Chi c'è nel corso? Già full. Andrea, Marco, Luca. Chi è Andrea? Eh? Chi è Andrea? Vabbè, adesso non è che li conosco personalmente. Cioè... Comunque non monterai mai un video. Ok. Sei proprio onesto, Daniele. Grazie, ragazzi. Ci vedi lungo, Torsa. Ci vedi lungo. Dai, mi possono bastare 10k per un tuo montaggio? Certo, Zandi. Ci mettiamo poi d'accordo. L'incantatore ha donato 3 euro. Oh. Ciao Strmox, i tuoi video e i tuoi libri mi hanno rivoluzionato la vita. Soprattutto il quinto romanzo, Una domanda, hai sempre nascosto il nome del tuo maestro. Potresti rivelarci il suo nome ora? Che schifo, bisogno di maestri. 10 anni di autodidatta, io anche di più. Vergogna. Pessimo. Molto. È una domanda molto bella quella che mi hai fatto, perché io e il mio maestro siamo molto legati. E diciamo che... Sono molto legato anche sentimentalmente a lui. A chi è? E non posso parlarne pubblicamente. Cioè, magari gli chiedo il consenso alla prossima live. Non è nessuno. Cosa? Non esiste. Sì, bro, esiste. Come si chiama? Non te lo posso dire. Ma puoi dire una cosa? Volta? Anche una tecnica base. Che tu dici, ok, ma do i segreti del mio corso? Ma questa è una tecnica base. Ci sono sui tutorial di YouTube. Non ne hai detta una. Non ce la fai proprio, bro. Pessimo. Tecniche base. Lo sono, eh? Sono tecniche base. Però tu niente, non parli neanche di quello. Sembra che tu stia dicendo. Si vede che il tuo montaggio è superficiale. Tu, no, sono il migliore. Tecniche base. Sono il migliore. Tecniche base. Sì, non le hai dette nemmeno una, bro. Dai, bro, ti do le spalle perché veramente non riesco. Ma neanche questo vuoi rispondere, bro, mica pessimo. Ma quel micro ha donato 3 euro. Ciao Marco. Voglio assolutamente un altro Merriett. Devi parlare con Daniele. Lo vuoi dire quindi? Cosa? Lo vuoi ammettere? No. Io ho un canale Twitch dove tratto anche alcune volte la materia del montaggio. Quindi se ti va di passare a fare un saluto, o come li chiamo io, i frames, vieni pure, passa un frame che passa la paura. Bravo Marco. Stai vedendo quella cosa da un po' di tempo, quella guida. Yeah. A che punto sei? Devo montare questo. Matteo Donato, buonasera Stormox, apprezzo molto il tuo lavoro da montatore e soprattutto la tua capacità di fare anche un passo indietro per lasciare la possibilità a Marco di montare i suoi primi video per imparare, come nel caso di Assassin's Creed Odyssey. Mi piace che sono riuscito anche a farlo lavorare con un'azienda per la prima volta e l'azienda era pure contenta. La prima volta, cioè? Come? Ti hanno dato le istruzioni per la sedia sbagliata.
No, che valgono per tutte e due le serie, ma alcuni pezzi hanno colori diversi e modi fatti diversi. Ma il micro è donato. Tipo questa qua. Ripeto la donazione che Marco non ha sentito. Mai. A parte Almer React, credo che il lavoro dietro ad un tuo video sia quello di tipo 100 video di un altro youtuber. Qua mi, qua ti incalzo io, cambio anche scena. No, parla con me. Ah, ok, allora ti rimetto la tua. Lo penso anch'io, amico, grazie mille.